Grazie intanto per questa ospitalità questa sera qui a Cuccaro Vetere. Naturalmente vedo ci sono delle delegazioni che vengono da vari comuni che sono associati all'associazione proprio del Santissimo Crocifisso. È bello che comuni civili sentano anche di essere accomunati da aspetti religiosi che sono le radici, sono la storia, la cultura delle loro città. Siamo con l'ambasciatore della città del Santissimo Crocifisso. Ambasciatore, davvero un avvenimento importante. Claudio Potrugni, ambasciatore dell'Associazione Nazionale Città del Santissimo Crocifisso. Sono onorato di essere stato invitato qui da parte del sindaco Aldo Luongo, perché la città di Calatone è stata una delle città fondatrici di questa associazione. Oggi è un grandissimo evento e ringrazio sia il sindaco che l'amministrazione. Il sindaco Gian Cristiano, sindaco del comune di Brienza in Basilicata. Ecco sindaco, davvero un avvenimento importante, qual è la sua opinione in merito? È una bellissima manifestazione, questa sera si conclude il decennale della fondazione dell'Associazione del Santissimo Crocifisso e qua la festeggiamo stasera a Cuccaro Vetere e anche in occasione della visita del cardinale Filoni che viene direttamente da Roma. Ecco, importante questa presenza del cardinale, giusto? Sì, importantissima, abbiamo già avuto l'onore di essere ricevuti da lui a San Pietro a Roma nel mese di dicembre in occasione della visita dell'associazione da parte del Santo Padre e lui ha celebrato la messa a San Pietro l'onore del crocifisso. Allora, siamo qui con il consigliere di Altomonte, consigliere Capparelli del comune di Altomonte in provincia di Cosenza, qui nelle immagini. Ecco, davvero un evento importante per quanto riguarda la solennità della reliquia della Santa Croce. Sarà presente praticamente il cardinale Fernando Filoni. Ecco, importante questo avvenimento. Questa grande manifestazione di oggi è molto importante perché si chiude il decennale dell'Associazione del Santissimo Crocifisso. Oggi siamo più di 15 comuni qua nella provincia di Salerno per festeggiare il crocifisso e diciamo che stiamo cercando di fare sempre rete tra comune e tra regione di tutta Italia. Il sindaco di San Nicola da Crissa, proveniente dalla Calabria, è davvero un avvenimento importante. La conclusione di una serie di manifestazioni, siamo stati a Roma dal presidente Mattarella, dal pontefice, questa serie di iniziative e la conclusione con il cardinale Filoni, una bellissima iniziativa. Con Sanseola, consigliere provinciale, provincia di Salerno, ecco Sanseola, davvero un avvenimento importantissimo per Cuccaro Vetere.
Io penso che oltre a Cuccaro Vedere questo è un importante evento che interessa il paese Italia, perché oggi ci stringiamo intorno ad una croce dove un pezzo viene custodito anche qui a Cuccaro Vedere. Abbiamo la presenza del Cardinale, quindi un momento significativo, e mai come in questa circostanza legarsi a questi valori, e penso e ritengo che sia importante. Quindi come provincia sono qui a testimoniare la presenza e non solo. Santo Sepolcro di Gerusalemme, in occasione delle celebrazioni dedicate alla reliquia della Vera Croce, Legno Santo, l'amministrazione comunale e la comunità tutta con gratitudine per il grande evento di fede, Cuccaro Vedere, 15 luglio 2022. Con cui iniziamo dopo questa inaugurazione di una lapide al ricordo, una preghiera che ci apre il momento così importante anche di questa celebrazione. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Thank you.
divenuta nel frattempo una San Severino, avendo sposato Enrico al convento, fu un gesto coerente con le dinamiche religiose ed economiche del tempo. Così, l'altare in cui era custodita divenne ben presto meta di pellegrinaggio, il giorno nel quale si commemorava la Santa Croce, strumento di patibolo che diviene motivo di salvezza, cioè diventa santa il Venerdì Santo. E l'affluenza voleva dire mercato, quindi fu naturale l'istituzione anche di una fiera che si è tenuta fino agli ultimi decenni del secolo scorso, della quale si ha la prima notizia nel 1390. I cuccaresi sanno che sto parlando della fiera del Venerdì Santo. La nobildonna affidò ad alcuni frati la reliquia affinché si recassero in una delle tante terre dei suoi feudi falcidiati dalla guerra del Vespro, 1282, Cuccaro era una di queste appunto, e su di essa fondassero un convento che dovesse essere il fondamento per la rinascita economica del luogo. Oltre agli interessi economici dei San Severino, va anche individuata la motivazione religiosa che era finalizzata a porre una presenza latina in un ambiente ancora greco, sia nel rito che nella cultura. Finalità che non contrastava con gli intenti dei San Severino, che erano fedelissimi agli angioini, a loro volta strenui sostenitori della Chiesa romana. Quindi, naturale fu l'intervento praticamente immediato da parte del Papa. Ricordiamo che il territorio dello Stato di Cuccaro era una prelatura nullius, cioè direttamente soggetta alla Santa Sede, a rendere il neoconvento un centro di irradiazione della teologia e del rito latino. Fu Papa Giovanni XXII, con bolla del 9 novembre 1320, custodita presso l'archivio segreto vaticano, ad autorizzare Ilaria di Laurina a costruire il convento. Successivamente, sempre Papa Giovanni XXII emise una prima bolla di concessione di indulgenza il 5 novembre 1329, e successivamente una bolla di estensione dell'indulgenza il 22 febbraio 1330 a chi visitasse il luogo del costruendo convento nel giorno di San Giovanni Battista e nei giorni delle festività dedicate alla Beata Vergine Maria e a Santa Chiara. Dal 1616 la reliquia del Legno Santo è conservata in una teca cruciforme che poggia su di una prominenza che ricorda la forma del Golgota, affiancata da due figure oranti. La teca, sul retro, attraverso un vetro che segue la forma della croce, lascia intravedere la reliquia composta a forma di piccola croce incastonata all'interno dei bracci. Sul verso, invece, ben cesellata, vi è incisa la figura di San Francesco, facilmente individuabile dalle stigmate visibili, una sulla mano sinistra e l'altra sul piede sinistro. Indossa il saio dei conventuali per coerenza all'appartenenza del convento di Cuccaro a questo ramo dei francescani, regge con la destra una croce e con la sinistra un libro. La parte superiore è iscritta all'incrocio dei bracci corti della croce, quella inferiore si inserisce lungo il braccio verticale ed è sospesa su una nuvola al di sotto della quale vi è incisa la data del 1616. Come detto, il convento e la stessa reliquia divennero presto un luogo di pellegrinaggio e molteplici erano le richieste dei fedeli di voler vedere la sacra reliquia, tant'è che nel 1684 l'arciprete Don Giuseppe di Gaudio, che conservava una delle tre chiavi della cappella dove era costruita la reliquia, insieme all'onorabile cittadino Antonio Laviano e a Monsignore Filippo di Spirito, che conservavano le altre due chiavi, chiesero al ministro provinciale e commissario dei Francescani una supplica affinché ordinasse in quali giorni la reliquia fosse esposta al pubblico. Il padre provinciale, con proprio decreto di conservazione del Santo Legno, in data 1684, in data 22 agosto 1684, ordinò che per maggiore decoro e sicurezza del Santo Legno e per tutela delle continue richieste dei fedeli, sotto pena di scomunica fosse aperta, come di solito, solo il giorno del Venerdì Santo, per la preghiera generale. Oggi, dopo 700 anni, la reliquia della Vera Croce, la reliquia del Legno Santo, viene ancora venerata il Venerdì Santo.
Santo. Amen. La pace sia con voi. Questa celebrazione è un momento speciale in cui la nostra assemblea si ritrova attorno alla sacra reliquia della croce per celebrare il decennale dell'associazione, ma anche per suscitare in noi sentimenti di profondo amore al mistero di Gesù, il mistero della sua passione, morte e risurrezione. Entriamo in questa celebrazione con questi sentimenti di voler rendere onore a Dio e nello stesso tempo essere grati per tutto ciò che Dio dispone nella nostra vita, nelle nostre città, nelle nostre amministrazioni. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo la misericordia di Dio. Thank you.
Preghiamo. O Padre che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio di benedire con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Lo dico di numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero? Allora il Signore mandò tra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Ripetete, non dimenticate le opere del Signore. Non dimenticate le opere del Signore. Ascolta, popolo mio, la mia legge, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola, rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio, l'Altissimo, il loro Redentore. Non dimenticate le opere del Signore. Loro lo singravano con la loro bocca, ma li mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Non dimenticate. Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. Non dimenticate. Con voi dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo,
se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Parola del Signore. Insieme a Giuseppe Semerano e quanti si sono prodigati per il successo del presente evento. Un cordiale saluto indirizzo al vescovo di questa diocesi di Vallo della Lucania, al suo clero e al parroco di San Pietro Apostolo, e un cordiale saluto e grazie a tutte le delegazioni che oggi sono volute essere presenti qui per onorare questo evento. Lasciatemi ora riflettere con voi sul senso di questa nostra celebrazione. Qual è il motivo, il perché di questa associazione che al tempo stesso è civile e religiosa? Anzitutto mi sembra interessante notare che questa associazione ha avuto inizio con l'adesione di 11 municipalità, quasi controcorrente in tempi di forte secolarizzazione, città che custodiscono tra le mura cittadine straordinari monumenti che la pietas civile e religiosa nel corso dei secoli ha dedicato alla venerazione del Santissimo Crocifisso, e non di rado custodiscono anche una reliquia della Santa Croce del Signore. C'è in tutto questo una vera espressione di fede e di preghiera. Oggi l'associazione raccoglie l'adesione di 50 comuni e città. Evidentemente i fedeli e le relative cittadinanze ritengono di custodire un tesoro spirituale che include aspetti artistici, culturali e una grande varietà di tradizioni e feste popolari che suscitano anche vivo interesse turistico. Un santuario, una chiesa, un luogo di culto, a volte semplice e sommesso, come si nota tante volte nei crocicchi di strade e sui muri delle nostre cittadine, ci ricordano
anzi ci riannodano al mistero dell'amore di Dio, al mistero della nostra riconciliazione avvenuta sulla croce. Questa fede ci porta a capire che cosa sia successo con la crocifissione di Gesù. Nella fede cristiana la croce è divenuta il potente simbolo di essa. Noi il primo atto che compiamo è proprio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è quel segno della croce. Nella croce noi scorgiamo il mistero atroce della morte di Gesù, un uomo giusto, accusato per l'invidia e il calcolo del potere religioso del Sinedrio giudeo e lasciato crocifiggere dall'inetto uomo delle istituzioni romane, il procuratore Pilato, al quale la vita di un uomo, in più o in meno, non interessava. È invece rilevante notare che secondo la legge ebraica la sentenza di morte decisa dapprima dal Sinedrio giudaico ed eseguita da Pilato non prevedeva la crocifissione ma la lapidazione. La morte per crocifissione era una pena romana introdotta nella Palestina al tempo di Pompeo Magno nel 63 a.C. allorquando prese Gerusalemme e distrusse il Tempio di Salomone in Gerusalemme. Cicerone, nei suoi discorsi controverbe, aveva definito la crocifissione il supplizio più crudele e più tetro. Gesù non si ribellò a questo supplizio. Benché Pilato avesse dichiarato di non aver trovato in lui nessuna colpa, in realtà aveva condisceso alla volontà del Sinedrio e riteneva di non avere altro re che Cesare e accusava Gesù di essersi dichiarato re. In attuazione di queste due volontà, del Sinedrio e del procuratore romano, si adempiva l'opera universale di salvezza destinata ad ogni uomo e donna. La croce pertanto non potrà mai apparire o essere una decorazione di eleganza o una semplice distinzione. Essa è il dramma di una morte ignominiosamente e ingiustamente inflitta, ma da Cristo accettata volontariamente quale offerta di sé una volta per sempre, secondo l'espressione della lettera di Ebrei, al Padre. Così il Figlio dell'uomo e il Figlio di Dio si rimetteva al Padre e alla sua giustizia, chiedendo il perdono per i suoi uccisori e la misericordia per l'umanità. Con la crocifissione di Gesù si adempivano le parole del profeta Zaccaria, il quale in una lucida previsione aveva presagito che Dio avrebbe riversato sull'umanità uno spirito di consolazione ed essa avrebbe guardato l'umanità a colui che ha trafitto. La croce dunque rimane nella fede cristiana come lo spartiacque della storia umana e ci obbliga a confrontarci con essa, ossia o con la croce o contro la croce, perché la storia della croce non è finita, non si è esaurita con la morte di Cristo, anzi in essa si sono compendiate tutte le terribili vicende umane di ieri e di oggi, compreso le guerre, le violenze, le vicende più tristi che toccano la vita dei popoli, delle famiglie e dei singoli individui. Nella croce è raffigurata tutta l'umanità che vive il dramma del male e della propria quotidianità.
Che senso hanno tutte le guerre che portano via milioni di morti e lasciano tra noi innumerevoli feriti nel corpo e nello spirito? Quante sofferenze! Che senso ha oggi la guerra in Ucraina, con la distruzione di vite umane, di famiglie, di società civili, sociali, lavorative? E che dire della distruzione di ambienti naturali attraverso i tanti veleni delle armi, sia convenzionali sia chimiche, per non dire della minaccia nucleare? Quando si perde il senso del valore della vita e della fraternità, c'è solo una veloce discesa verso gli inferi della morte e della distruzione. E l'umanità, pur accanto a tanti esempi di solidarietà, entra nel buio della storia. Nessuna giustificazione, né politica, né metafisica, né religiosa o sociologica, dà senso alla guerra, le cui conseguenze non possono essere circoscritte a ridotti spazi, ma come le onde di uno tsunami travolgono tutti e tutto. Oltre queste vicende internazionali non possiamo dimenticare, come già detto, che la croce è presente nella vita di tante persone attraverso la divisione delle famiglie, nelle quali così spesso signora il perdono, il chiedere scusa riconoscendo il proprio errore e la riconciliazione. E poi ci sono le devastazioni della droga che annichilisce l'esistenza, il dramma di malattie senza rimedio, la perdita di persone care, la mancanza di lavoro, il senso di impotenza e di frustrazione di fronte a tante ingiustizie e tante malevolenze. L'elenco potrebbe essere lungo. Noi, che nelle nostre città custodiamo i luoghi dedicati al mistero della morte di Gesù, abbiamo una vocazione e una missione. La vocazione è quella di conservare viva la presenza di colui che prese su di sé i nostri peccati e i nostri drammi, capovolgendo lo strumento ignominioso della morte in croce, strumento di grazia che ci viene da Dio, per essere stati riconciliati da lui. Ma abbiamo anche una missione, è quella di rendere questi luoghi, le nostre città, non solo case di preghiera, ma anche scuole di formazione, dove apprendiamo la misericordia e la carità e impariamo a dare sostegno ai poveri e ai sofferenti. Non dovrebbe mai mancare accanto ai nostri santuari i luoghi dedicati al Santissimo Crocifisso, la casa della carità. Non possiamo ignorare che antiche e nuove povertà ci circondano, che i nostri comuni e le nostre città, sia a livello civile sia religioso, conosco bene. Penso alla solitudine degli anziani, all'esclusione e al disorientamento di chi migra e non ha più né dignità, né lavoro, né famiglia. E c'è ancora un altro ambito di altissimo valore civile che alla scuola del Santissimo Crocifisso noi apprendiamo ad avere a cuore: fare di queste nostre comunità e città luoghi di trasparenza amministrativa, luoghi rispettosi delle buone leggi, prive di corruzione e di corruttela, luoghi di equanimità, privi di discriminazioni e di violenze. Sì, luoghi degni di custodire, direi gelosamente, questa perla preziosa, cioè il mistero glorioso
di Cristo morto e risorto. Mi piace pensare a queste città dell'associazione come cittas di bene, di carità solidale e di limpido servizio. Benedetto XVI ha scritto che la risurrezione di Gesù è il punto decisivo della fede, qualcosa di totalmente diverso dalla rianimazione, qualcosa che oltrepassa ogni esperienza umana. San Paolo infatti predicava che se Cristo non fosse risorto, la nostra fede sarebbe vana. La risurrezione, infatti, è legata alla morte di Cristo e la trascende, la supera. Ed è stata possibile solo in relazione alla morte stessa. Io sono la risurrezione e la vita, afferma Gesù. Chi crede in me non morirà in eterno. Se la morte e la sepoltura di Gesù furono la conclusione della sua esistenza terrena, iniziata in una mangiatoia, la risurrezione è l'inizio di una vita alta, totalmente alta. Il mistero di colui che è stato crocifisso non termina sulla croce, ma porta al mistero della risurrezione. I due aspetti, la morte e la risurrezione, sono inscindibili. Lascio a voi, cari fratelli e sorelle, di custodire la vocazione dei vostri luoghi più sacri, in cui si esprime la fede di migliaia di persone che trovano rifugio nei momenti di sofferenza, in cui sono state elevate a Dio preghiere e versate lacrime, in cui sono rinate speranze e affidamenti. La domanda iniziale: perché di questa associazione? Trova in queste parole una risposta. L'Associazione delle Città del Santissimo Crocifisso intende custodire e valorizzare in una società distratta e neopagana il mistero della croce e della risurrezione del Signore. Fate rivivere nelle vostre città e comuni lo spirito di Cristo crocifisso e risorto, che ha già una casa in mezzo a voi, i vostri santuari, le vostre chiese, i vostri luoghi che custodiscono la croce, sono già la casa di Dio in mezzo a voi. Con queste mie parole, allora, vi lascio un messaggio che dà senso anche alla mia visita in mezzo a voi. Invochiamo Dio nostro Padre, che nell'albero della croce ci ridona il frutto della vita in Cristo suo Figlio. Preghiamo insieme e diciamo: per il mistero della croce salvaci Signore. Per la Santa Chiesa, in ogni suo gesto, parola e opera, annunci l'immenso amore del Padre, rivelatosi pienamente nella croce del suo Figlio. Preghiamo. Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, siano servi e testimoni della sapienza dello Spirito che scaturisce dalla croce. Preghiamo. Per i perseguitati, a causa della fede e della giustizia, dalla croce di Cristo attingano la certezza della vittoria dell'amore sull'odio e del bene sul male. Preghiamo. Per le sorelle e i fratelli sofferenti nella carne e nello spirito, sentano la presenza consolatrice di Cristo che illumina l'esperienza del dolore. Preghiamo. Per noi qui riuniti, l'Eucaristia ci comunichi la forza e la gioia
di testimoniare la nostra fede con totale adesione alla volontà del Padre. Preghiamo. Padre ricco di misericordia, che hai esaltato il tuo Figlio fandoci obbediente fino alla morte, e infondi in noi la forza dello Spirito, perché possiamo portare quotidianamente il peso e la gloria della croce. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che ho offerto sull'altare della croce espiò il peccato del mondo. Per Cristo, il nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza del mondo. Perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero dell'Edene traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria. Le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli e gli spiriti celesti, uniti in eterne solità. Allora canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda come l'altro e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta per la terra di vita, perché possiamo ottenere il tuo regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, glorioso Padre, San Pietro e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro, il Vescovo che presiede questa Eucaristia, Fernando, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza e congiungi a te, o Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo Dio. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, Signore, da tutti i danni, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Sempre che il crocifisso
non è solo, ma è il Padre, il Figlio e lo Spirito che si circoncrocifissione, come c'è la circonredenzione e la rivelazione. Quindi la Trinità ci sostenga, come vedremo domenica prossima nella prima lettura. Quando ritornerò, ecco, tua moglie Sara avrà un figlio. Erano tre, erano diventati uno, singolare. Allora, coraggio, carissimi sindaci, carissimi ambasciatori, carissimo Giuseppe, perché noi in questa associazione dobbiamo farla sempre fortificare, farla vivere e dare un esempio di come anche le comunità cristiane e le comunità sociali, le comunità politiche possono convivere e condividere insieme questa esperienza, un'esperienza che ci fa più socialmente utili, più socialmente solidali, e possiamo capire che cosa significa quel Cristo che è morto sulla croce e ci fa vivere da veri e autentici cristiani. Grazie. Sentimento di tutta la comunità, se dico che questa celebrazione ci ha dato una grande emozione, anche un momento forte di fede intorno a questo valore, a questo segno della cristianità che la croce, questa nostra reliquia. E quindi ringrazio la Sua Eminenza Filoni, penso che non ci sia mai stato nella nostra parte che sarà cardinale, questo è un altro fatto molto importante. La ringrazio per aver accettato l'invito dell'associazione e del comune, dell'amministrazione che io guido. E un ringraziamento anche ai concentrati, ai sindaci dell'associazione, a quelli presenti, non li cito se non rischio di dimenticarne qualcuno, per aver voluto dedicare questa giornata a questo evento, facendo anche tanti chilometri per raggiungere Lucca. Ringrazio anche quelli che non sono potuti venire, ma che sul gruppo WhatsApp della nostra associazione hanno mandato tutti quanti, diciamo, il loro contributo e che auguri alla nostra comunità, ma a tutta l'associazione, perché questo percorso comincia, un percorso che, come diceva Don Beniamino, dura da 10 anni, da 11 praticamente adesso, perché è cominciato il decennale l'anno scorso, quindi, e quest'anno è stato un anno di eventi, anche se la pandemia ha frenato tante iniziative che si potevano fare. È un'associazione che con un grandissimo sforzo cerca di tenere insieme un'esperienza di fede, ma anche un'esperienza di impegno sociale, civile, nel senso che le amministrazioni stanno insieme anche per provare a condividere delle esperienze di tipo sociale, anche per portare avanti gli scambi di natura culturale, anche perché no, turistica, semmai ci riusciremo, perché noi siamo convinti, sono convinti di questo, nessuno va da nessuna parte da solo, poi noi che siamo un comune così piccolo, più siamo insieme agli altri, è meglio, è grazie al sindaco. Sembra anche lui molto sintonizzato su questa strada, perché il nostro territorio è un territorio dove, se noi facciamo squadra, penso che sia difficile da
da far vivere, se poi noi siamo capaci di fare squadra anche con comuni e realtà di territori diversi, siamo ormai 59 regioni, quindi un'esperienza grande, e dico questo per, che voglio ringraziare anche l'amico Carmelo Stazione, che è consigliere provinciale, per cui anche attraverso il raccolto della provincia e delle province, diciamo, queste esperienze potrebbero avere un importante seguito, un importante risultato. Per cui nel ringraziarvi ancora, non mi voglio dilungare molto perché dopo volevo far visitare soprattutto agli ospiti che vengono da fuori quella che era la sede antica della reliquia, che è il convento di San Francesco, che è all'ingresso del paese, prima i conventi che facevano fuori il paese, e che per 500 anni è stata la sede della reliquia, poi era andato praticamente in disuso, poi era stato, era diventato praticamente, erano diventati, erano tutti inutili, noi li abbiamo restaurato, è dedicato ad altre cose, però mi pare giusto che la sede, l'antica sede della reliquia, possano essere fatte visitare soprattutto agli ospiti. Voglio ringraziare ancora il Cardinale in nome di tutta la comunità e strappargli anche una promessa, un impegno. Noi vorremmo portare un pellegrinaggio a Roma, la nostra reliquia, per ricevere la solenne benedizione di Santo Padre. Se attraverso la sua intercessione questo è possibile, ne saremo grati. Grazie. Sindaco, che è il nostro vicepresidente dell'associazione, amici sindaci, eminenza carissima, il nostro primo ambasciatore dell'associazione. Lei ci ha creduto dal 2013, quando abbiamo fatto visita, quando ella era prefetto. Insieme ad alcuni sindaci siamo partiti con 11, siamo arrivati a 50, ed è bello concludere questo evento qui a Cuccaro, un comune del Cilento che ci ha creduto, perché questa grande devozione, non avendo una festa, diciamo, importante, non ha preciso, ma un rituale, è una storia antichissima, come ci ha narrato il sindaco all'inizio. E quindi questa sera concludiamo questa tappa del decennale qui, con la sua autorevole presenza, ma anche col suo importante messaggio, già in Italia ad essere città della carità, forse che essere città del processo. Questo è un impegno che dobbiamo prendere tutti per continuare questo percorso. Dico sempre questo viaggio di valorizzazione e promozione. E allora in questa occasione vogliamo anche consegnare alla città di Cuccaro Vetere il simbolo della nostra associazione, che è la bandiera, che diciamo, il sindaco sicuramente metterà nel suo ufficio. Vieni alto.
benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E il mio Padre, il cielo e la terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La nostra celebrazione è finita. Andiamo nella pace del Signore. Andiamo nella pace del Signore.